Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, in questo video vi parlerò nuovamente di Nexus 5X di LG, perché non appena l'ho acquistato, dopo circa una settimana è arrivato il nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Con sé porta tante funzionalità, sono state aggiunte alcune voci nel menu delle impostazioni, ha portato un nuovo rinnovo della grafica. Ma procediamo con ordine. Uno dei primi aspetti in cui ho notato un miglioramento è stato l'avvio del dispositivo, che rispetto alla precedente versione di Android impiegava circa un minuto, adesso impiega addirittura meno di 30 secondi. Un altro degli aspetti che mi ha fatto impazzire con questo aggiornamento è stato il rinnovo dell'intera System UI, ovvero l'interfaccia utente, che dal colore scuro della precedente versione porta con sé un colore chiaro molto bello, gradevole alla vista, bello da utilizzare, molto piacevole e soprattutto, per quanto riguarda me personalmente, affatica anche meno gli occhi. Parlando del menu delle impostazioni, là dove sono state aggiunte alcune funzionalità, cambiate delle voci, procediamo sempre con ordine. Vi ricordate della voce opzioni sviluppatore che prima era messa lì da parte non appena veniva aperto il menu in fondo alla pagina? Sì, è stata spostata, è stata inserita all'interno della sezione sistema con tutte le sue relative impostazioni. Un'altra delle voci che è stata spostata, che con la precedente versione Android era presente sempre nella sezione sistema, adesso è stata messa all'interno del menu impostazioni in fondo alla pagina, che oltre ad avere supporto tramite telefono possiamo avere supporto anche tramite chat, perché è stata aggiunta questa funzionalità. Altre voci che sono state unificate sono quelle che riguardano app e notifiche. Prima stavano in disparte, mentre invece adesso sono state unificate e possiamo avere tutte le informazioni sulle nostre app installate, personalizzare le notifiche per ognuna di loro e personalizzare l'aspetto delle notifiche in generale del dispositivo. Ok, adesso non sto qua a dirvi tutte le impostazioni che sono state spostate o unificate, ma tutte queste informazioni le trovate nell'articolo scritto. Un altro miglioramento che ho trovato con questa versione Android è stata la fotocamera, che rispetto a prima impiega un pochino di tempo in meno all'apertura, ed è stata aggiunta un'altra funzionalità. Abbiamo la possibilità di girare dei video slow motion, che come potete vedere la videoripresa del slow motion viene fatta anche in modo corretto. Però la cosa che a me mi sarebbe piaciuta e sarebbe stato bello avere qualche impostazione per modificarne un po' l'aspetto di quel video, magari modificare andare a modificare la parte di video interessata e renderla ancora più bella. Ok, adesso andiamo avanti. Vi avevo detto all'inizio del video che ci stava una cosa che mi ha fatto storcere molto il naso, è stata la batteria. Perché? Allora vi dico subito, vi ricordate la mia precedente video recensione? Ok, la batteria, come mio solito fare con un utilizzo molto intenso, con la precedente versione Android dalle 7 in punto del mattino riusciva ad arrivare a oltre l'una di notte con ancora il 10% di batteria, mentre invece adesso con Android 8.0 Oreo, sempre con il mio utilizzo molto stressato, sempre dalle 7 in punto del mattino, riesco a malapena ad arrivare alle 20 di sera con ancora il 10% di batteria. Devo dire che l'ambito della batteria purtroppo non mi ha convinto in nessun modo. Quindi anche se Android ha portato alcune funzionalità, ha rinnovato il sistema, LG Nexus 5X, sebbene sia un dispositivo del 2015, con questa versione Android riesce comunque ad essere un dispositivo affidabile, fluido e soprattutto con una buona stabilità di sistema, anche se mi ha fatto storcere molto il naso sulla batteria. In altri casi, se volete qualche altra informazione, come sempre vi lascio il link per andare a leggere l'articolo. Il link lo trovate qua in alto a destra nelle schede e nella descrizione del video, insieme a tutti gli altri link per seguire Mitico Snake sui vari social, insieme ai pulsantini per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace.
come sempre, sì, lo voglio dire, altrimenti ve ne dimenticate, facendo l'iscrizione al canale YouTube di Mythical Snake, lasciando un like, lasciando un vostro commento, aiutate il canale Mythical Snake a crescere. Per Mythical Snake, Raffaele, Mauriello.